Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Parliamo ancora una volta di Audacity, programma che abbiamo visto nella scorsa puntata, e vediamo come fare a modificare la tonalità e la velocità delle canzoni utilizzando gli MP3. Cantare in libertà. Vi lascio il link comunque in descrizione, un programma gratuito che potete scaricare tranquillamente da internet. Allora, vediamo un attimo. Apriamo Audacity. File. Importa audio. E andiamo a prendere una canzone che si chiama Mare da Mare. Ok. Questa è una canzone di estiva che abbiamo realizzato con degli amici. Se volete andate ad ascoltare, si chiama Mare da Mare. Allora vi dico subito. Come potete vedere, qui all'inizio c'è un po' di vuoto, perché spesso quando noi prendiamo delle basi, capita che all'inizio ci sono vuoti strumentali, non si sente musica perché ci sono magari delle pubblicità. E quindi vi dico subito come eliminare questo vuoto. Vedete questi tastini in alto a destra, più o meno? Questi sono tipo una sorta di zoom. Quindi se noi con il tasto sinistro del mouse clicchiamo la zona che ci interessa, con il tasto più ce la ingrandisce, in modo da essere più precisi. Andiamo qui. Vedete, posso anche ingrandire ancora di più e so benissimo che non vado a cancellare ovviamente la traccia. Poi per tornare alla traccia intera abbiamo questa lente con una barretta. Se clicco ritorna com'era. Quindi, sempre con il tasto sinistro, vedete che compare una manina, tengo premuto e vado fino in fondo. E basterà fare canch e lui eliminerà questo silenzio. Infatti, se noi facciamo partire con la barra spaziatrice, la canzone adesso inizia a migliorare. Fatto questo, vi dico subito. Stoppiamo pure. Se per caso abbiamo delle basi che ci sembrano veloci oppure troppo lente, possiamo intervenire su questo. Quindi facciamo che questa tonalità, facciamo finta che non ci piace, da attraverso modifica possiamo fare annulla, cambia intonazione. Tornare indietro è sempre molto semplice, da modifica si può annullare quello che abbiamo precedentemente fatto e quindi torniamo alla situazione originale. Andiamo ancora su effetti e facciamo cambia tempo. Si può aumentare e diminuire il tempo, quindi aumentiamo per esempio di 20, 22, scriviamo ok, vediamo cosa succede. Ovviamente la base si accorcia perché diventa più veloce. Sentiamo, ovviamente 22 è un tempo esageratamente veloce come modifica, però così si capisce bene quello che fa questo programma. Andiamo ancora su modifica, annulla cambia tempo e ci riporta dove eravamo. Quindi per cambiare l'intonazione e il tempo possiamo fare questo. Poi per salvare le modifiche che abbiamo fatto andiamo a File, Salva progetto con nome, per esempio.
ci fa creare un progetto. Se noi poi vogliamo continuare a lavorare su quello che stiamo facendo, facciamo salva progetto e gli diamo un nome. Adesso a noi questo non interessa, quindi faremo file, esporta audio sul desktop, lo chiamiamo mare da mare meno 2, perché magari l'abbiamo abbassata, e decidiamo di salvare. Diamo l'ok. E il gioco è fatto. Chiudiamo il programma e non salviamo le modifiche perché non interessa, al momento non mi interessa creare un progetto. Come avete visto, è molto semplice utilizzare questo programma. Voi comunque smanettateci un po' su in modo che prendete dimestichezza e io comunque, come al solito, vi lascio un link in descrizione su come fare a scaricare il programma in maniera gratuita e semplice. Ciao a tutti! Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.